Cina. Scosse di terremoto nel nord del paese, magnitudo tra 6.3 e 6.6. A Gempres all'1:27, ora italiana, una scossa di terremoto del 6.3 ha colpito la zona occidentale della Cina, vicino alla città di Yining, nella provincia di Xinjiang, quasi al confine con il Kazakistan. L'epicentro del terremoto si trova a 137 km a nord-est della città di Yining, che ha una popolazione di oltre 500.000 abitanti. Il terremoto, inizialmente riferito come una magnitudo di 6,5, ha avuto il suo epicentro ad una profondità di 16.1 miglia, 26 km. Un terremoto di magnitudo 6.3 è considerato forte e può causare gravi danni. Epicentro è stato localizzato nella regione dello Xinjiang, circa 60 km a ovest-sud-ovest del villaggio di Todok e 225 a est della kazaka Zarkent. La scossa è stata seguita 12 minuti dopo da una forte replica di magnitudo 5.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Nel Sichuan la scossa di magnitudo 6.5 ha fatto tremare una zona montagnosa meta turistica per le bellezze naturali che offre. Il bilancio provvisorio è di 13 morti, 175 feriti e un numero imprecisato di dispersi, centinaia i turisti rimasti intrappolati o fatti evacuare. Si temono almeno 100 morti, tutti turisti secondo la TV cinese, migliaia i feriti e oltre 130.000 le abitazioni danneggiate. Il sisma di magnitudo 6.3 è avvenuto alle 21.20 ora locale, le 15.20 in Italia, ha riguardato un'area di circa 200 km quadrati. Il bilancio ufficiale però, al momento parla di una ventina di vittime e oltre 100 feriti. Oltre 100 turisti sono rimasti intrappolati a Ganaizi, popolare veduta di Yuzhaiguo, dopo una frana che ha bloccato le strade, mentre altri 10.000 sono stati evacuati nel conteggio alle 8.02 del mattino, le 22.00 in Italia. Un terremoto di magnitudo 80 aveva colpito la provincia del Sichuan il 12 maggio 2008. Causando più di 87.000 tra morti e dispersi e quasi 375.000 feriti. Intanto la Croce Rossa cinese ha lanciato le sue procedure in risposta, inviando 1.000 kit di pronto soccorso, 2.000 coperte e 200 tende, oltre a stanziare $15.000.